Abbiamo terminato le tre trasformazioni delle tre vincitrici con un look da star, un look però portabile per tutti i giorni, quindi un'interpretazione di quello che potrebbe fare un professionista vissuto però in modo molto più easy e divertente. Allora, su Sara abbiamo trasformato totalmente i capelli, quindi abbiamo tolto tutti i volumi troppo regolari. L'occhio è veramente misterioso, quindi una donna della notte, una donna aggressiva. Tu come ti sentivi? Non ti Come senti. E come ti sentiva? senti? Ma bene, bella energica adesso. Energica. Quindi su di lei sicuramente l'incarnato è diventato perfetto. Abbiamo tolto tutte le piccole discromie, ok, lasciando però la naturalezza, e l'occhio diventa un nero intenso con un riflesso melanzana. Così come poi la stylist Monica ha ripreso il tutto anche con l'abito, dando risalto, vedete, nell'accessorio delle collane con questo giacchino poggiato su, e i capelli invece Dedè gliel'ha fatti molto, gliel'ha rifiniti con questa sensazione molto più moderna. Prima era un look che non era proprio giusto per il suo tipo di viso. Mi ha slanciato anche lo zigomo, le proporzioni diventano molto più giuste e il colore diventa molto più naturale, molto più suo. Invece qui con Viola, ok, un look molto futuristico dove si fondono insieme la sensualità maschile e quella femminile, quindi una provocazione abbastanza osé, tutto molto minimal ma sofisticato, dal sapore un po' francese. L'occhio è in primo piano ma in modo diverso, è un occhio a contrasto, quindi l'azzurro, il celeste direi proprio dei suoi occhi, viene tirato fuori dal vinaccio, da questo color melanzana, che contrastando nel colore dà più risalto. Tu come ti senti? Come ti sentivi? E Benissimo, prima come ti sentivi? un po' più troppo semplice. Semplice. E lei era arrivata, tra l'altro, con uno smalto molto provocatorio. Quindi evidentemente non aveva ancora trovato sul viso l'espressione che compensasse un qualche cosa che invece già le apparteneva. Infine, con Nadia, una sensualità dal sapore degli anni 50, charmosa, sofisticata, il capello assume una dimensione diversa nella slanciarne la figura, l'occhio ha una bordatura che ti dà carattere, la bocca però diventa provocazione pura. Anche se su di te, grazie a tutto quello che ci dicevamo, quindi la tua semplicità, il tuo essere così anche timida, vedi, la porti con estrema disinvoltura, non c'è volgarità, non c'è provocazione ostentata. Come ti sentivi? Sto meglio Ora ti senti più a tuo agio. ora. Diciamo che l'operazione con le tre ragazze, quindi loro sono felicissime, quindi noi ci riteniamo soddisfatti. Le tre creazioni. Facciamogli un applauso. Un applauso a te. Un applauso a Simone, vai Simone! E poi facciamo un applauso a chi ha contribuito, come Sì. succede realmente per le star, a Dedè, che con i prodotti L'Oréal Paris ha creato questo finish modellando, scolpendo i visi, ridando quindi delle dimensioni diverse. E poi ringraziamo una figura importante per le star e qui anche per le ragazze, ma per tutti, consiglio da seguire sempre, che è Monica, la stylist, completato in modo semplice, quindi seguendo anche ovviamente quello che dicevamo all'inizio. Monica non ha avuto la possibilità di fare con loro un fitting reale, quindi vedendole prima, portandole nei vari showroom. Quindi realmente vedete che con poche cose è riuscita ad assemblare e a completare quello che sul viso dimostra la personalità di una donna. Vediamo anche come realmente prima, con i vestiti con i quali sono arrivati, il trucco stesso, i capelli rendevano meno. In questo modo invece sarebbero veramente pronte per affrontare tutte una situazione tipo una conferenza stampa, una presentazione di un film. Ognuna in modo diverso ed ognuna sicuramente con una personalità diversa. E ringraziamo anche il team di L'Oréal Paris, Barbara e tutte le ragazze di Make Up World che hanno fatto sì che si Viola, Sara, Nadia,
e Nadia. Tutte e tre oggi hanno realizzato un sogno, quello di vivere con L'Oréal Paris, con me, con il mio team, nella mia accademia di Roma, questo sogno bellissimo di vivere lo specchio come fosse un sogno. Quindi anche loro oggi sono state per una volta delle star come loro e come tutte quelle che seguite tutti i giorni. Questo vostro sogno è stato realizzabile e tutto ciò si è realizzato grazie a loro, le ragazze di Make Up World. Un saluto a tutti voi.